assicuro che rispondere a una paziente che viene in ambulatorio e mi chiede se lui è sicuro di non avere un tumore alla prostata è molto difficile. Vi spiego perché. Perché, contrariamente a quanto accade per tutti gli altri tumori dei nostri organi, dove o si manifestano perché ci sono dei sintomi specifici o si evidenzia a una ecografia piuttosto che a un attacco, una massa, il tumore alla prostata non segue questo iter diagnostico, in quanto molto spesso non dà sintomi. Il marcatore che è il PSA, ovvero l'antigene prostatico specifico, oggi abbiamo capito che non è un marcatore tumorale, ma rappresenta uno stato di salute della prostata, quindi se alterato può essere nel 90% dei casi espressione di infiammazione o di ipertrofia prostatica. E le immagini sia ecografiche e molto spesso anche di risonanza non sono così dirimenti nell'escludere la presenza di un tumore alla prostata. Allora voi mi chiederete come facciamo? Beh, intanto quello che noi possiamo fare durante una visita è escludere i fattori di rischio per tumore alla prostata, valutare in base alla clinica del paziente se quel valore di PSA può essere associato a un fenomeno infiammatorio o di ipertrofia prostatica, esplorare la ghiandola, ovvero sentirla col dito per sentire se ci sono delle anomalie sulla superficie. Provare a valutarla da vicino con un'ecografia prostatica transettale che in un qualche modo ci possa evidenziare le dimensioni, eventuali aspetti infiammatori o in alcuni casi, nel 40% dei casi, lesioni sospette. E poi se in questo puzzle di elementi abbiamo bisogno di ulteriori conferme, possiamo procedere a fare una risonanza magnetica prostatica che ci dà un ulteriore tassello per portare poi il paziente a fare eventualmente una biopsia prostatica e cercare di avere una certezza sulla base di campioni che vengono presi a random per evidenziare in tessuto che possa avere caratteristiche di benignità o malignità.